Nel luglio 2001, Roberto Vittori, un astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, fu scelto per partecipare ad una missione spaziale diretta alla Stazione Spaziale Internazionale, che si sarebbe svolta nell'aprile 2002. Poco tempo dopo, cominciò ad addestrarsi come ingegnere di bordo presso il Gagarin Cosmonaut Training Center a Star City, vicino a Mosca. Roberto Vittori, tenente colonnello dell'aeronautica italiana, ha effettuato circa 2000 ore di volo con più di 40 aeroplani diversi. Volare è gran parte della sua vita. Questa rimarchevole abilità nel volare lo portò a formarsi come pilota collaudatore ed è qui che percepì per la prima volta l'ambizione di diventare astronauta. Il 25 aprile 2002, il cosmonauta Vittori, partecipando alla missione Marco Polo all'International Space Station, diventerà ancora un nuovo esploratore italiano. Il razzo russo Soyuz decollerà da Baikonur, in Kazakistan, per una missione della durata di 10 giorni verso la Stazione Spaziale Internazionale. La missione Marco Polo è organizzata congiuntamente dall'ESA e dall'Agenzia Spaziale Italiana ASI. Marco Polo sarà la prima missione spaziale di Roberto, che sarà anche il primo italiano a lavorare come ingegnere di volo durante tutte le fasi della missione. Parte delle sue competenze è anche riportare la capsula Soyuz, che è attualmente agganciata alla stazione spaziale, a terra. La capsula è l'unico veicolo di salvataggio agganciato alla stazione e deve essere sostituita ogni 6 mesi. La Stazione Spaziale Internazionale è la più grande impresa scientifica e tecnologica mai iniziata nella storia umana e, con i numerosi moduli già presenti nello spazio, è già diventata realtà. Sebbene la maggioranza degli astronauti trovi eccitante l'assenza di gravità, questa rende le loro attività quotidiane, dal mangiare al dormire, più complicate. L'adattamento allo spazio richiede al corpo umano cambiamenti molto complessi, sia nel breve che lungo termine. Questi sono le cause di problemi di salute sia nello spazio che al ritorno a terra. Nel corso della missione Marco Polo, Roberto Vittori dirigerà 4 esperimenti europei di scienze biologiche e fisica. Questo è possibile grazie all'ambiente di ricerca particolare alla International Space Station. L'esperimento CHIRO, Crew Health Investigation on Reduction Operability, studierà l'aderenza delle mani e delle dita degli astronauti nell'afferrare oggetti con gravità zero. Usando 2 dinamometri per misurare la forza esercitata dalle loro mani e dalle loro dita e la loro fatica muscolare data dallo sforzo prolungato, i risultati saranno comparati con i documenti clinici dei laboratori sulla Terra. L'esperimento mostrerà le differenze fra i 2 ambienti e le informazioni saranno utili per pianificare missioni future nello spazio. L'esperimento Alteino studierà le particelle cosmiche nella Stazione Spaziale Internazionale ed effettuerà una ricerca preliminare dei loro effetti sulle funzioni del cervello umano e più in generale sulle condizioni di vita nello spazio. Questo esperimento serve ad identificare come il sistema nervoso reagisce alle prolungate missioni spaziali ed alla esposizione a particelle energetiche cosmiche. Il fine principale dell'esperimento VEST è quello di ricercare e di introdurre nuovi materiali e modelli per l'abbigliamento che rispondano alle speciali caratteristiche di un ambiente con microgravità. Mentre gli astronauti lavorano e vivono a bordo della stazione spaziale, è importante che i loro indumenti siano di ottimo comfort durante il lavoro, il riposo e l'esercizio e non pregiudichino gli obiettivi della missione. Lo scopo è quello di ridurre il peso e volume dell'abbigliamento degli astronauti, che è anche usato come biancheria durante le passeggiate nello spazio. I nuovi indumenti dovrebbero essere indossabili e provvedere all'igiene del corpo e alla stabilità termica. Lo strumento BMI, Blood Pressure Measurement Instrument, è uno strumento sviluppato in Germania con lo scopo di monitorare la pressione sanguigna e la frequenza del battito cardiaco per 24 ore al giorno. Un piccolo dispositivo viene attaccato alla parte superiore del braccio in tempi stabiliti. Il BMI si gonfia, ne rileva le misurazioni e poi si sgonfia, registrando accuratamente i dati all'interno dell'unità. Il BMI fornisce informazioni sull'impatto dell'ambiente spaziale sul corpo umano. Rileva le misurazioni in ogni condizione, permettendo all'astronauta di continuare le proprie attività giornaliere a bordo, anche se sta dormendo o è in allenamento.
10 giorni dopo che la missione Marco Polo sarà partita con la nuova navicella di salvataggio dalla stazione spaziale, l'equipaggio ritornerà sulla Terra a bordo della vecchia capsula Soyuz, atterrando in un deserto del Kazakistan.